volte il ciclismo ci lascia stupiti di fronte a situazioni che non penseremo mai che possano accadere durante delle gare professionistiche di altissimo livello. Eppure queste cose succedono e come? Volete saperne di più? Allora, senza indugi, iniziamo! Con questo momento del ciclista belga Tim Merlier dell'Alpecin, che dopo aver finito la propria tappa è montato sulla sua bicicletta per tornare al pullman della squadra, ma ha incontrato un gruppo di velocisti guidati da Fabio Jakobsen a tutta velocità. E chi ha fatto? Beh, questa meraviglia saltando le transenne. Durante il Giro di Catalogna invece abbiamo pensato che Mattias Chielmose si fosse fatto male per davvero dopo essere caduto giù da un burrone, vista anche la reazione degli altri ciclisti, ma il giovane danese della Trek è apparso dal nulla e ha scalato la montagna con la sua bicicletta, incredibile. Nella stessa competizione, questi tre ciclisti sono andati dalla corsia sbagliata di autostrada, convinti che sarebbe stato un percorso migliore, ma quella corsia era invece dedicata al traffico normale e hanno dovuto saltare il separatore per tornare sulla strada giusta. Vincenzo Nibali invece è stato costretto a lasciare il Tour de France del 2018 per una caduta causata da un tifoso. La situazione del pubblico in quella zona era decisamente fuori controllo, con fumogeni e la strada ristretta a pochissimi metri. Dalle immagini si vede come la tracolla della fotocamera di un tifoso aggancia Nibali, che finisce così a terra, ruotando e sbattendo la schiena. Questa caduta ha costretto il siciliano a ritirarsi da quel tour, causando una frattura di una vertebra. Sappiamo che i cartelloni pubblicitari sono molto ingombranti e il corridore lussemburghese Kevin Genietz lo sa ancora meglio. Queste cadute sono senza dubbio quelle che causano più dolore per un ciclista. I tifosi colombiani sono tra i più rumorosi e pittoreschi dell'universo ciclistico. Tuttavia, l'eccitazione di alcuni a volte può essere un po' eccessiva. Guardate questi. Il tifo per il campione nazionale Sergio Higuita è talmente sovraccitato che uno di loro finisce per lanciare a terra il cellulare di un altro e per pochissimo quasi non lo investono. Non c'è niente di meglio per fermare un rivale quando subisci un guasto che incastrare il tuo piede nella ruota di quello che sta dietro. Credo che solo nel ciclocross possiamo vedere situazioni così esilaranti. Il ciclista estone Rintarama invece ne approfitta per allenarsi in Ruanda e per faticare ancora di più scambia la sua bicicletta con quella di un contadino per sfidarlo poi in volata, migliorando la sua potenza anche a 35 anni. Ma torniamo al Tour, questa volta nel 2016, quando Adam Yates è rimasto ferito dopo che il gonfiabile della Flamme Rouge, l'indicatore dell'ultimo chilometro, è crollato sulla strada. Il gonfiabile ha bloccato completamente la strada, proprio mentre il gruppo dei contendenti alla classifica generale si stava avvicinando al traguardo. Restando sempre sul Tour de France, come dimenticare la caduta causata da una giovane donna che espone un cartello a bordo strada, salutando in mondovisione la famiglia. Tony Martin la urta, causando una caduta di gruppo enorme che stende almeno 50 corridori. Per questa brillantissima idea viene rovinata la stagione di diversi corridori che saranno costretti al ritiro. Situazioni poco sane per i polmoni dei ciclisti si verificano invece nella Vuelta a Burgos, dove alcuni contadini hanno deciso di bruciare la terra al passaggio dei ciclisti. A volte le interviste possono essere molto pericolose, lo sa Benetta dei Pogacar, che qui ha rischiato di vedersi colpito da un'auto che non si era nemmeno accorta di lui, se non fosse stato per il giornalista che lo ha avvertito. Sappiamo che Nairo Quintana è uno dei migliori scalatori del gruppo, ma non sapevamo che fosse uno dei reggaetoneros con più fama della Colombia, come ci ha dimostrato facendoci vedere le sue qualità in un noto show TV. Rimanendo sempre in Colombia, questo è Rigoberto Urán, che si allena con la sua figlia neonata nel marsupio. Questo genere di video ha suscitato così tanto clamore nel suo paese che la moglie lo ha costretto a fare un video sulla sicurezza dei bambini registrato nella piscina della sua villa. Tornando invece in Italia, uno dei momenti più divertenti del Giro 2020 è stato quando lo scalatore Jay Hindley, che si stava anche giocando quel giro, non era assolutamente in grado di indossare la mantellina, rischiando addirittura di cadere. Bruttissima caduta e momenti di paura invece per Remco Evenepoel al Giro di Lombardia 2020. Il giovane belga è stato protagonista di una caduta in un tratto di discesa, precipitato oltre il muretto che delimita la carreggiata e finendo giù da un ponte. Evenepoel è stato subito soccorso, ma alla fine se l'è cavata solo con qualche frattura. Portare le gare sui terreni desertici può causare numerosi problemi, come dimostra il secondo classificato dell'ultimo Milano-Sanremo, Anthony Turgi, che cerca di pedalare in una tempesta di sabbia. Sono certo che quando ha pensato di diventare un ciclista professionista non avrebbe mai pensato di vivere un momento del genere.
Sapevate che il campione svizzero Stefan Kung ha un proprio coro inventato dai suoi fan? Ascoltatevelo! Stefan Kung. Il ciclismo femminile è più di moda che mai, sono sempre di più le ragazze che condividono contenuti sui social network, ma la più famosa è sicuramente lei, che grazie ai suoi contenuti di estrema qualità per uomini di cultura si è aperta non solo un account YouTube, ma anche su un sito famoso dedicato solo ai fans. E dicono che pure Armstrong sia un fan dei suoi contenuti intellettuali. Bene, queste sono solo alcune delle cose che si vedono nel ciclismo. D'altronde è anche il bello di questo sport, no? All'aria aperta, a contatto diretto con i tifosi, quindi può succedere davvero di tutto. Se questo video ti è piaciuto, metti un pollice in alto, clicca mi piace. Inoltre, iscriviti al canale e attiva la notifica della campanella per non perdere nessuno dei prossimi video. Ci vediamo!